Era stata la prima grande, popolarissima valletta della televisione, la valletta di Mike Bongiorno in quel pezzo di storia della TV e d'Italia che è ormai diventato Lascia o Raddoppia. Negli anni 60 la gente per un suo autografo, un autografo di Eric Campagnoli, faceva la fila, come oggi per Madonna o Roberto Baggio. Bionda, elegante, era diventata celebre anche per il matrimonio con Lorenzo Buffon, portiere del Milan e dell'Inter, ma soprattutto per quel suo sorriso tenero e, in un periodo nel quale le vallette non avevano in televisione diritto di parola, per la riservatezza del suo personaggio.